a tutti, eccomi qua. Finalmente sono riuscita a realizzare questo video tutorial sull'anello fatto con la tecnica Right Angle Weave. È stata dura, ragazzi. Tutta la domenica che sto registrando e creando, cercando di fare questo tutorial. Vabbè, per carità, non è che mi sto lamentando, sono io che lo faccio, mi fa piacere anche fare i tutorial, però spero anche che vengano realmente apprezzati, perché non so se tutti si rendano conto dell'immenso lavoro che c'è dietro un tutorial, veramente tra preparare la creazione, registrarla, realizzarla davanti a una videocamera, diventa veramente molto complesso, poi montare il video, bla bla bla, se ne vanno sempre tante ore, la maggior parte delle volte se ne va una giornata intera. Quindi ecco, assolutamente non è che stia qui per lamentarmi, lo faccio volentieri, mi fa piacere, però spero anche altrettanto che riusciate ad apprezzare il valore di questo video perché oggi è stata veramente dura registrarlo. Anche perché almeno per me realizzare questa tecnica davanti a una videocamera è particolarmente duro, non stavo molto comoda, quindi è stato un po'... però spero sia tutto chiaro, insomma, che non ci siano problemi. Come vi avevo promesso, ho realizzato gli anelli in... due altri differenti colori, perché l'anello sul rosa sarà diciamo il protagonista del tutorial in italiano, mentre quest'altro anello che ho fatto sul verde è il protagonista del tutorial in inglese. Però la tecnica è assolutamente la stessa e poi vi lascio naturalmente anche le specifiche di ogni colore che ho usato per ogni anello, in modo che possiate in qualche modo, se volete, ispirarvi. Sinceramente non sono molto soddisfatta della scelta dei colori, perché ma soprattutto per questo verde non è che mi piaccia tanto, però ho avuto un po' di difficoltà a scegliere i colori perché mi sono resa conto che non avevo tantissime perline 11.0 e quindi è stato un po' difficile abbinare quei pochi colori che avevo. Più che altro non è che avessi pochi colori, il fatto è che avevo tante magari tonalità di verde e poi pochissime altre tonalità di altri colori, quindi o facevo tutto verde oppure alle volte è un po' difficile combinare un colore con un altro, quindi vabbè. Quindi non è che sia particolarmente soddisfatta dell'abbinamento di colori, però magari possono essere comunque uno spunto per voi. Spero che il tutorial sia chiaro e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao! Allora, questi sono i tre anelli, vi scrivo anche i colori che ho utilizzato, in modo che volendo siete liberi di prendere ispirazione anche per l'abbinamento di colori. Allora, inseriamo sul lago 4 perline, rosa, dimensione 11.0, e rientriamo con lago in tutte e quattro le perline, in modo da chiudere il lavoro a cerchio. Adesso per bloccare il lavoro facciamo un bel nodo, in questo modo, e così si viene a creare la prima forma base di questa lavorazione, che è questo quadratino composto da quattro perline. Adesso rientriamo in una delle perline, per non lavorare proprio in prossimità del nodo, e poi inseriamo sul lago altre tre perline, sempre rosa, sempre dimensione 11.0. E rientriamo nella perlina dalla quale siamo appena usciti, in questo modo. E così siamo andati a creare anche il secondo quadrato. A questo punto, per lavorare questa tecnica, Right Angle Weave, noi dobbiamo sempre trovarci nella posizione laterale, quindi dobbiamo sempre uscire da una delle perline laterali di questo quadrato composto da quattro perline. Quindi, con l'ago ripassiamo nelle prime due perline che incontriamo, in modo da trovarci nella posizione laterale, e poi sul lago andiamo ad inserire altre tre perline, sempre rosa, sempre dimensione 11.0, e di nuovo rientriamo nella perlina da cui siamo appena usciti. Come forse avete notato, una volta lavoriamo in senso orario, un'altra volta lavoriamo in senso antiorario e questa è una delle cose classiche di questa tecnica. Adesso dobbiamo realizzare un nuovo quadratino, quindi rientriamo nuovamente nelle due perline rosa in modo da trovarci nuovamente in posizione laterale, tiriamo bene il filo e poi di nuovo sul lago andiamo ad inserire tre perline, rosa, un dimensione 11.0. In questo caso andiamo a lavorare in senso antiorario e rientriamo nella perlina laterale da cui siamo appena usciti. Ripetiamo questo passaggio per altre tre volte perché dobbiamo trovarci con un lavoro alla base che è composto da 7 di questi quadratini, ok? Ho realizzato la mia prima riga con i miei 7 quadratini, adesso mi accingo a fare la seconda, quindi dobbiamo uscire da una delle perline che si trova verso l'alto. Vedete, il quadrato è formato da queste quattro perline.
due laterali, una sopra, una sotto, quindi dobbiamo uscire dalla perina che si trova sopra. La direzione verso la quale usciamo è indifferente, sia verso destra che verso sinistra non ha importanza. Prendiamo sempre tre perline 11.0 rosa, le mettiamo sul lago e poi rientriamo nella perlina da cui siamo usciti, nella direzione anche in cui siamo usciti. Questa cosa vale sempre per ogni passaggio di questa tecnica. Adesso, come sempre, dobbiamo ritrovarci ad uscire da una delle perline laterali. Naturalmente, in questo caso, la perlina laterale in questione è questa che sto indicando, perché dobbiamo procedere a completare la riga in questo senso. Quindi rientriamo nella prima perlina laterale, nella perlina che si trova sopra, e rientriamo anche in questa perlina laterale, quella più interna. Dobbiamo completare un altro quadrato, quindi per completare il quadrato andremo a sfruttare anche una delle perline che si trovano sulla riga precedente. Quindi una delle perline che compongono il quadrato della riga sottostante andrà a formare il quadrato successivo della nostra riga. Facciamo passare l'ago in una di queste perline, in questo modo, e poi aggiungiamo soltanto due perline sul lago e ripassiamo nella perlina laterale e nella perlina dalla quale siamo appena usciti. Tiriamo bene il filo e in questo modo abbiamo creato il secondo quadrato della seconda riga. Anche qui una volta lavoriamo in senso orario, una volta in senso antiorario. Adesso andremo a lavorare in senso orario, quindi rientriamo nella perlina laterale di questo nostro secondo quadrato della nostra seconda riga ed andiamo ad inserire sul lago altre due perline rosa. Poi, per completare il quadrato, rientriamo in una delle perline che si trovano alla base qui, la prima che incontriamo, e poi rientriamo anche nella perlina laterale dalla quale siamo appena usciti, in questo modo. Tiriamo bene il filo ed abbiamo creato il nostro terzo quadrato. Adesso rientriamo nella coppia di perline in modo da trovarci ad uscire come al solito da una delle perline laterali del quadrato che abbiamo appena realizzato. E poi, siccome questa volta dobbiamo lavorare in senso antiorario, quindi in questo modo, prima di aggiungere le due perline andiamo a passare nella perlina che si trova alla base. Tiriamo bene il filo. Aggiungiamo altre due perline rosa 11.0 al lavoro e rientriamo sia nella perlina laterale che nella perlina da cui siamo appena usciti e ci prepariamo per iniziare un nuovo quadrato. Quindi passiamo nella perlina laterale. Questa volta dobbiamo eseguire il giro in senso orario, quindi prima andiamo ad inserire la coppia di perline 11.0 rosa e poi passiamo nella perlina che si trova alla base. E poi passiamo nella perlina laterale da cui siamo appena usciti. E rientriamo nella coppia di perline in modo da uscire da una delle perline laterali di questo nuovo quadrato che abbiamo appena realizzato. Vi assicuro che è molto più difficile a dirsi che a farsi. Una volta che avete capito il meccanismo, è un qualcosa che viene da sé. Però probabilmente l'unico consiglio che vi posso dare è di provare. Non arrendetevi al fatto che magari il video non sembra chiaro. Provate e vedrete che già il fatto che state sperimentando e inserite mano a mano le perline vi riuscirà molto più semplice anche comprendere il resto del video. A questo punto dobbiamo semplicemente completare la riga e dobbiamo creare un quadrato che ha alla base questi 7 quadrati e poi ha 8 righe. Quindi dobbiamo completare questa seconda riga e ne dobbiamo realizzare altre 6. Ho creato questo rettangolo, quindi con 7 quadrati alla base e 8 righe, ok? Adesso prendiamo sempre delle perline da 11.0, sempre colore rosa, e come vedete sono uscita da una delle perline proprio esterne, l'ultima che ho inserito. Prendo una perlina sul lago e vado ad inserire l'ago nella perlina successiva laterale, in questo modo. E così la perlina che ho appena inserito sul lago si andrà a posizionare proprio all'angolo di questo rettangolo. Continuo a lavorare in questo modo, quindi aggiungo sempre una perlina 11.0 sul lago e poi rientro nella perlina successiva. In questo modo vado a riempire tutti gli spazi presenti tra le varie perline che si trovano al margine del lavoro. Ripeto nuovamente lo stesso passaggio, una perlina sul lago e rientro nella perlina successiva. Ancora una volta, una perlina sul lago
e rientro nella perlina successiva. E ripeto questi passaggi fino a completare tutto il perimetro di questo rettangolo. Una volta aver riempito tutti gli spazi che sono presenti lateralmente tra le varie perline, con il filo ci dobbiamo trovare ad uscire da una delle perline laterali del primo quadrato. Il primo quadrato è composto da questa perlina laterale, questa perlina che si trova alla base, quest'altra laterale e questa che si trova in alto. Dobbiamo uscire dalla perlina, vedete, interna, che però si trova lateralmente. A questo punto sul lago inseriamo una perlina chiara, sempre 11-0, e andiamo a rientrare con l'ago, come vedete, nella perlina laterale del quadrato che si trova sulla fila successiva. Anche qui è molto più semplice a dirsi che a farci, è molto intuitivo. In questo modo, come vedete, la perlina chiara si posizionerà in questo modo. E ripetiamo lo stesso passaggio fino a completare tutta la colonna. Quindi inseriamo una nuova perlina chiara sul lago, andiamo a entrare con l'ago nella perlina laterale del quadrato della fila successiva e tiriamo bene il filo. E continuiamo in questo modo fino a completare tutta la colonna. Adesso devo inserire l'ultima perlina chiara, procedo sempre allo stesso modo, quindi rientro nella perlina laterale dell'ultimo quadrato della prima riga, eccolo qua, tiro bene il filo e poi per iniziare una nuova riga rientriamo in poche parole nell'altro quadrato a fianco ed usciamo nella perlina laterale che si trova nel quadrato a fianco. Quindi entriamo in questa perlina. E poi andiamo verso il basso entrando nella perlina laterale del quadrato su cui stiamo lavorando, in questo modo. Dopodiché procediamo sempre inserendo perline chiare 11-0 e rientrando con l'ago nella perlina laterale del quadrato che si trova nella riga sottostante. E procediamo in questo modo fino a creare 6 colonne di perline bianche. Come vedete, ho completato tutte le colonne. Adesso con l'ago devo fare in modo di uscire da una delle perline bianche e precisamente magari da questa prima perlina della seconda colonna. Non vi preoccupate se le perline, come in questo caso, magari si dispongono in maniera storta, probabilmente accade perché tirate molto il lavoro, almeno io ho questa abitudine, quindi con questa tecnica right angle weave vi può capitare che le perline si storcano, però vedrete che adesso si rimettono anche dritte senza problemi. Una volta usciti da questa perlina chiara, inserite sul lago una nuova perlina chiara, sempre 11-0, rientrate nella perlina a fianco andando verso il basso, in questo modo. Inseriamo sul lago una coppia di perline da 15-0 e rientriamo nella perlina da cui siamo appena usciti. Dopodiché rientriamo anche nella perlina bianca che abbiamo inserito in questo nuovo giro e rientriamo anche nella perlina bianca, nella seconda perlina bianca della prima colonna. Adesso prendiamo sul lago una nuova perlina bianca e rientriamo andando verso il basso nella seconda perlina della seconda colonna, in questo modo. Poi rientriamo nella perlina bianca che abbiamo inserito nel primo giro, diciamo così, rientriamo nella perlina laterale e anche nell'ultima perlina che abbiamo appena inserito in questo giro. Così abbiamo creato nuovamente un quadrato e ripetiamo gli stessi passaggi, quindi rientriamo nella terza perlina della seconda colonna, andando verso l'alto. Poi inseriamo sul lago una perlina chiara 11-0 e rientriamo nella terza perlina della prima colonna, andando verso il basso. Poi rientriamo nella perlina che si trova alla base del quadrato che stiamo realizzando, nella perlina laterale e di nuovo nella perlina che abbiamo appena inserito per realizzare questo quadrato, in questo modo. Poi di nuovo entriamo nella perlina laterale e procediamo in questo modo fino a completare tutta la colonna. Come vedete, ho inserito l'ultima perlina bianca. Adesso rientro nell'ultima perlina laterale della seconda colonna, prendo sul lago sempre una coppia di perline 15-0 e rientro nell'ultima perlina della prima colonna. Dopodiché rientro anche nella perlina che si trova alla base di questo nuovo quadrato composto dalle 3 perline bianche e dalla coppia di perline da 15-0 e rientro anche nell'ultima perlina della seconda colonna. Adesso sul lago vado a inserire di nuovo una coppia di perline 15-0, rientro nella prima perlina, diciamo, della terza colonna, prima perlina dall'alto, inserisco sul lago una nuova perlina chiara 11-0 e rientro nell'ultima perlina della seconda colonna. Ripeto
Di nuovo ripassa all'interno della coppia di perline da 15 e nella prima perlina della terza colonna partendo dall'alto e rientro anche nella perlina bianca che ho appena inserito in questo giro. Dopodiché torno a inserire tutte perline bianche fino a riempire anche quest'altra colonna e come al solito nella parte finale metterò sempre la coppia di perline da 15-0 e ripeto questo passaggio fino a percorrere tutta la lavorazione, tutto il quadrato. Come vedete ho completato l'inserimento di tutte queste perline bianche. Nel caso finisse il filo durante la lavorazione, per chiudere il lavoro e aggiungere un nuovo filo vi basterà passare con l'ago attraverso varie perline diverse volte fino a che non sentirete che il lavoro è bloccato, finché non sentirete che il filo è bloccato all'interno del lavoro, poi tagliate il filo in eccesso. Per aggiungere il nuovo filo fate esattamente la stessa cosa. Inserite il nuovo filo sull'ago, cominciate a passare attraverso le perline fino a che non sentite che il filo si blocca e poi continuate a lavorare inserendo tutte le vostre perline. Adesso per il prossimo passaggio dobbiamo trovarci ad uscire dalla prima perlina della seconda colonna, quindi questa qui che sto indicando con l'ago. Poi prendiamo sul lago una nuova perlina rosa 11-0 ed entriamo nella perlina bianca successiva. Rimaniamo sulla stessa colonna, però avanziamo di una riga. E procediamo in questo modo, così come abbiamo posizionato le perline bianche prima, ripetendo esattamente gli stessi passaggi. In questo modo. Quando dovete inserire l'ultima perlina rosa, la mettete sul lago, poi fate passare l'ago nell'ultima perlina bianca, dopodiché rientrate nella coppia di perline da 15-0 e rientrate andando verso il basso nella perlina bianca della colonna successiva. E poi continuate l'inserimento di perline rosa. Una volta terminato anche questo passaggio, portatevi con l'ago sulla seconda perlina di una qualsiasi colonna, non è importante, non importa neanche in quale direzione usciate. E una volta usciti da questa seconda perlina di una colonna, inserite sull'ago una nuova perlina rosa ed entrate in direzione opposta nella seconda perlina della colonna che si trova a fianco, ok? Poi inserite sull'ago una nuova perlina, sempre 11-0, sempre rosa, e rientrate nella perlina dalla quale siete partiti. Poi ancora rientriamo nella perlina che abbiamo inserito all'inizio e in questo modo procediamo nell'aggiunta delle perline in questi spazi, in poche parole, così come abbiamo fatto con le perline bianche. Quindi una volta lavoriamo in senso antiorario, adesso andiamo a lavorare in senso orario. Quindi sono entrata nella terza perlina della colonna a fianco, inserisco una perlina rosa 11-0, rientro nella prima colonna andando verso il basso, tiro bene il filo e rientro nella perlina che si trova alla base di questo quadrato che ho creato, rientro nella perlina laterale e rientro poi anche nella perlina che ho appena inserito. Adesso mi preparo per realizzare un nuovo quadrato, quindi rientro nella perlina laterale, e ormai siamo alla quarta perlina della colonna, prendo sempre una perlina 11-0 rosa, rientro in direzione opposta nella perlina laterale che si trova nella colonna successiva, rientro anche nella perlina che si trova alla base, nella perlina laterale e infine rientro anche nella perlina che ho appena aggiunto in questo giro e procedo in questo modo fino a terminare la colonna. Quindi rientro nella perlina laterale della seconda colonna, inserisco una nuova perlina rosa sul lago e poi vado a rientrare nella quinta perlina della prima colonna. Rientro nella perlina alla base e poi entro anche nella perlina laterale. In questo modo la prima colonna è terminata, dobbiamo iniziare la seconda e inserire le perline rosa in questi spazi qui. E procedo esattamente allo stesso modo, prendo una perlina rosa sul lago, rientro andando verso il basso nella perlina della colonna successiva, nella seconda perlina, naturalmente. Poi inserisco una nuova perlina 11-0 sul lago, rientro nella perlina da cui sono partita, rientro anche nella perlina che ho inizialmente inserito, vado di nuovo verso il basso nella seconda perlina della colonna successiva su cui sto lavorando e rientro nella perlina che sta alla base del mio quadrato, l'ultima che ho inserito. Poi di nuovo rientro nella perlina laterale andando verso il basso della seconda colonna però
e procedo in questo modo fino a riempire tutti gli spazi vuoti con le mie perline rosa. Completato anche quest'altro passaggio, dobbiamo ritrovarci con il filo ad uscire dalla seconda perlina della seconda colonna. Sia questa che questa va bene, però mi raccomando, vi dovete ritrovare rivolti verso il centro del lavoro, ok? Poi prendiamo una perlina 110 chiara, bianca, crema, come volete, e rientriamo nella perlina rosa successiva, lavorando fondamentalmente sempre allo stesso modo. La tecnica si ripete, me l'ho detto, l'anello è veramente molto semplice da realizzare. Ripetiamo nuovamente lo stesso passaggio prendendo una nuova perlina 110 sul lago. E poi ripetiamo il passaggio una terza e ultima volta. In questo modo. Adesso dobbiamo mettere altre 3 perline su quest'altro lato, quindi rientriamo nella perlina rosa che si trova qui alla base del quadrato, poi rientriamo anche nella perlina rosa laterale e di nuovo andiamo ad inserire sul lago una nuova perlina chiara 110 e ripetiamo fondamentalmente lo stesso passaggio per altre 2 volte. Una volta inserite anche le ultime 2 perline bianche, ci troviamo ad uscire da questa perlina rosa ed entriamo anche nella perlina rosa che si trova sopra. Poi rientriamo nella perlina rosa da cui eravamo partiti proprio all'inizio, prima di mettere queste 6 perline bianche, ed entriamo anche nella perlina bianca successiva. Poi inseriamo sul lago una coppia di perline 150 e rientriamo nella perlina bianca sottostante, nella seconda. Di nuovo ripetiamo la stessa operazione con una nuova coppia di perline 150 e rientriamo nell'ultima perlina bianca e poi inseriamo sul lago 3 perline 150 per rientrare nella perlina bianca della fila che si trova a fianco. Ripetiamo nuovamente gli stessi passaggi fino a completare il giro, diciamo. Eccomi qui, mi trovo di nuovo a uscire da una perlina bianca. Sul lago inserisco una nuova perlina bianca. E poi faccio passare l'ago all'interno della perlina bianca che si trova a fianco. Sono uscita da questa, rientro in questa. Poi rientro nelle 3 perline da 15, rientro nella perlina bianca da cui sono partita e poi faccio passare l'ago anche all'interno della perlina che ho appena inserito, quella bianca. Poi faccio passare l'ago all'interno della perlina centrale bianca, la seconda. Di nuovo inserisco una nuova perlina bianca sul lago e rientro nella seconda perlina dell'altra fila, in questo modo, in modo da posizionare le perline bianche al centro dell'anello. Poi rientro anche nella perlina che si trova sopra, rientro nella perlina laterale. Rientro anche nella perlina che ho appena inserito e poi per finire e bloccare bene la perlina centrale vado a rientrare anche nella perlina laterale bianca, rientro nelle 3 perline da 15, poi rientro anche nell'ultima perlina bianca e ripasso per la perlina centrale. Adesso dobbiamo andare a realizzare le decorazioni ai bordi di questo anello, quindi ci spostiamo con il filo passando attraverso le perline fino a raggiungere una di queste perline bianche. Con il filo dobbiamo uscire da una di queste perline bianche qui ai bordi, qualsiasi non è importante, poi inseriamo sul lago una perlina 150 e entriamo nella perlina bianca successiva. Dobbiamo inserire nello spazio presente tra ogni perlina bianca una perlina 150. Quando arriviamo ad uscire dall'ultima perlina bianca del lato, rientriamo anche nella coppia di perline da 15 che si trovano alla base. E poi anche qui, per riempire lo spazio presente tra ogni coppia di perline da 15, inseriamo una nuova perlina 15 sul lago e rientriamo nella coppia di perline successive. Quindi ripetiamo questi stessi passaggi fino a completare tutto il perimetro dell'anello. Ho terminato anche questo passaggio e adesso andiamo a realizzare i picot. Quindi usciamo da una perlina 150, ne inseriamo due sul lago e poi dobbiamo andare a rientrare con l'ago in una delle perline che si trova alla base, perché in questo modo andremo a fissare il picot proprio alla base dell'anello. Allora,
Noi andremo a mettere il picot in questa zona qui, proprio diciamo sopra questa perlina bianca. Quindi la perlina nella quale dobbiamo rientrare per fissare il picot è la perlina corrispondente rosa, quindi che si trova sulla stessa linea di questa perlina bianca, che nel nostro caso è proprio questa perlina rosa. Ci dobbiamo rientrare in direzione opposta, in questo modo. Tiriamo il filo e poi rientriamo nella seconda perlina 15-0 che abbiamo inserito sull'ago, in questo modo. Poi prendiamo una nuova perlina 15-0 e rientriamo nella perlina 15-0 successiva, in questo modo. Così abbiamo creato il picot e l'abbiamo fissato alla base del nostro anello. E ripetiamo questi passaggi per tutto questo lato e anche per quest'altro lato dell'anello, in modo da creare i picot sia a destra che a sinistra. Quando vi trovate a uscire dall'ultima perlina 15-0 del lato, quindi vi trovate in prossimità dell'angolo, inserite sull'ago 3 perline 15-0 e poi rientrate in tutte le perline 15-0 che si trovano qui nella parte superiore, in modo da poter raggiungere l'altro angolo, aggiungere nuovamente 3 perline 15-0 e poi realizzare anche i picot da quest'altra parte. Naturalmente le 3 perline vanno messe anche a questi angoli che si trovano qui in basso. E così abbiamo terminato la parte frontale dell'anello, adesso dobbiamo realizzare la fascetta. E io per realizzare la fascetta al peyote partirò dalla 2, 4, 6, settima perlina, vedete? Cioè contando anche quella dell'angolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dovete uscire dalla settima perlina e poi inserire sull'ago un arocaio 11-0 rosa ed entrare nella perlina successiva, naturalmente. Stiamo lavorando al peyote, quindi saltiamo questa qui e entriamo in quella dopo. Di nuovo ripetiamo lo stesso passaggio, in questo modo, e lo ripetiamo ancora una volta, inserendo poi l'ultima perlina. Dopodiché inseriamo una nuova perlina rosa 11-0 sull'ago e rientriamo nella perlina che abbiamo appena inserito. E torniamo indietro. Quindi inseriamo una nuova perlina sul lago, rientriamo nella rosa del giro precedente. Di nuovo ripetiamo lo stesso passaggio. Realizzato una fascetta al peyote pari, fondamentalmente perché è più facile da lavorare. Come vedete, l'ho posizionata non proprio al centro dell'anello, perché io personalmente preferisco realizzare degli anelli sui quali la fascetta è spostata un pochino verso l'alto, perché in questo modo quando li andate a indossare, soprattutto nel caso di un anello grande, diciamo che l'anello si sposta molto verso la nocca e vi lascia libero il dito. E in questo modo, soprattutto se non avete le dita molto molto lunghe, l'anello, anche se grande, non appesantisce troppo la mano. Questo invece sarebbe l'effetto che andreste a ottenere ipoteticamente se decideste di posizionare la fascetta nel punto centrale dell'anello. Vedete, l'anello salirebbe molto. Invece in questo modo, secondo me, ha un altro effetto. Poi vabbè, naturalmente siete liberi di posizionare la fascetta lì dove preferite. Una volta iniziata questa lavorazione al peyote, la proseguite fino a che non ottenete la lunghezza che desiderate per la vostra fascetta. L'ultimo passaggio poi è quello di andare a cucire naturalmente la fascetta del vostro anello alla base. Qui semplicemente dovete ripassare zigzagando tra le varie perline un po' della fascetta e un po' della base dell'anello. Ecco qui, cucito le fascette e l'anello è terminato. Ebbene, quindi per questo video tutorial è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!